Allora, ripigliamo la nostra trasmissione e diamo il benvenuto a tre amici. Benvenuto a Enzo Di... scusa, ricominciamo da capo. Benvenuta a Oriella Barresi. Buonasera, grazie di essere qui con noi, capogruppo del gruppo consigliare al Consiglio Comunale di Caltagirone. Caltagirone Caltagirone domani. domani. E benvenuto a Enzo Di Stefano, lo sto facendo per anzianità, diciamo. A Enzo Di Stefano, capogruppo della città che vogliamo, per la città che vogliamo. E benvenuto a Sergio Gruttadauria, capogruppo no, però assessore vice sindaco, sì, del comune di Caltagirone, di Forza Italia, nonché commissario di Forza Italia, ma qui Buonasera a tutti. stasera più nella veste amministrativa, diciamo, consigliere e E assessore, sì, amministratore, amministratore. anzi il top stasera da questo punto di vista. Devo dire, sì, ma perché, ma voglio dire, sei consigliere Lui è comunale, un etrino. con lo Si Spirito può dire, Santo, quindi. e certo, lo Spirito, sei il padre, il figlio e lo Spirito Santo, va bene così, va bene, bando agli scherzi, buonasera, ben ritrovati, come andiamo, tutto bene? Ieri sera si è svolto un consiglio comunale a Caltagirone, un po' animato, devo dire, e chi ne parla? Vediamo un po' l'ordine del giorno qual era. Orella. Succintamente, Allora, intanto il Consiglio Comunale, sì, in maniera molto sintetica, si è aperto con una comunicazione da parte del consigliere Gravina, poi seguita dai consiglieri di Gruttadauria e Di Stefano, per ricordare la figura di Toto Gibaldi come dipendente comunale, ma per molti anche amico, persona appunto ricordata da tanti, in particolar modo dagli ex, da coloro che sono stati ex assessori o da chi ovviamente ha avuto modo di conoscerlo anche per altri motivi. Dopo aver osservato un doveroso minuto di silenzio, abbiamo iniziato il Consiglio Comunale con tutta una serie di comunicazioni. Dopo le comunicazioni, all'ordine del giorno, vi era la mozione presentata dal gruppo consigliare per la città che vogliamo, riguardante appunto il centro comunale di raccolta. progetto di un centro comunale di raccolta, e la mozione ha impegnato Tutto il effettivamente tutto consiglio. il Consiglio Comunale. Perché è stato presentato un emendamento da parte del mio gruppo e quindi ci sono state una serie Allora, diamo la di parola a passi. Enzo Di Stefano, primo firmatario, forse, Sì, è firmata dall'intero gruppo consigliare questa mozione che abbiamo presentato il 25 di ottobre. Ti serve? No. Grazie. Il 25 di ottobre. Gliel'avevo sottratto, Gruttadauria, non era Però se ti perché... serve della... No, ma credo che... No, va bene così. Prego. Quindi già il 25 di ottobre avevamo presentato questa mozione, ma ancora prima, già nel mese di settembre, quando abbiamo iniziato a trattare il provvedimento del regolamento sui rifiuti in terza commissione, presieduta da Sergio Domenica, una delle prime cose che ho detto è, amministrazione, attivatevi perché c'è la necessità di realizzare un centro comunale di raccolta. Anche perché non si parte da zero, vi è già un progetto C'era già un esecutivo, progetto un finanziato, credo, progetto giusto? dichiarato 12 ammissibile, milioni mi pare, un una cosa del genere. progetto esecutivo per 907 mila Ah, euro. perfetto. Ma su questo ci torno. Quindi diciamo che questa cosa Questa è una vecchia cosa, era. una vecchia cosa, l'avevamo posta quindi nel mese di settembre, ma voglio ricordare che è uno dei punti più qualificanti del nostro programma Assolutamente. elettorale, quello che faceva capo al professore Francesco Pignataro e sulla base del quale Pignataro, ma anche noi candidati al Consiglio Comunale, abbiamo chiesto il Convinzione. consenso dei cittadini. Ma questo, diciamo, è meno importante rispetto invece all'importanza che ha per la città, per la comunità, la questione dei rifiuti, di una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Tra l'altro, proprio ieri, scusami Enzo, c'è stato un consiglio di amministrazione di Calatambiente a Gran Michele, nella sede legale di Gran Michele, dove è stato eletto il nuovo Presidente. presidente. La dottoressa, adesso mi sfugge il nome, però speriamo presto di poterla intercettare per sapere un pochettino qual è la sua strategia che vuole mettere in atto per questo nuovo percorso. Prego, Enzo, scusa. Quindi questa mozione intanto ha il merito di aver
fatto accendere il riflettore, posto al centro del dibattito, della discussione in Consiglio Comunale, la questione dei rifiuti. Eravamo convinti che noi lo potessimo farlo su quel regolamento dei rifiuti di cui ho parlato prima. Però Pino, questo Consiglio Comunale, che si riunisce quasi esclusivamente su impulso dei consiglieri comunali stessi, che presentano mozioni, ordine del giorno, interrogazioni. C'è un'attività dinamica del Consiglio. Riceve poche proposte di deliberazione consigliata dalla Giunta. Si possono contare sulle dita di una mano, perché ricordo, due piani di lottizzazione, una delibera di adeguamento e di modifica del regolamento consigliare, la delibera propedeutica al bilancio, quella sulla individuazione di aree immobili e sui prezzi di esproprio. E poi vi era questo regolamento sui rifiuti, che tra tutte queste cose qua era quello più rilevante. Ma lo sai come è andato a finire, Pino? Uno di questi cinque è stato ritirato dall'amministrazione comunale, dall'ordine del giorno, nel momento in cui doveva essere trattato. Quindi questa mozione è stata l'occasione per discutere di questioni che attengono non solo all'ambiente e quindi alla salute, che attengono all'igiene, che attengono al territorio, che attengono alla cultura, che attengono all'ecologia e all'ambiente, ma attengono anche all'economia, perché se questi rifiuti non possono essere, non devono essere solo un fastidioso problema da risolvere, ma sono risorsa attraverso la materia che si recupera, che si porta a riciclaggio, che si porta, si può creare attraverso la trasformazione di questi rifiuti differenziati un valore aggiunto, certo, anche occupazione, anche un ritorno economico, ma poi anche con i tributi, quindi mi riferisco alla Tari, adesso poi passeremo tra qualche tempo alla tariffa, ma comunque ha a che fare con la tasca dei cittadini, perché certo, questo servizio che costa, lo voglio ricordare, 6.200.000 euro all'anno, per legge deve essere ribaltato al 100% sui cittadini. E di questi 6.200.000 euro, circa un terzo, cioè una cifra che varia da 1.300.000 a 1.400.000, circa un terzo, è rappresentato dai costi di conferimento in discarica, dal fatto che noi, i nostri autocompattatori, ogni giorno portano questi rifiuti a Motta Sant'Anastasia, 113 euro a tonnellata, e quindi certo, più ne portiamo, più pagano i cittadini, meno ne portiamo rifiuti in discarica, meno pagano. Ecco l'importanza di questa mozione. Attraverso questa mozione si configura, si caratterizza, si propone un'opposizione che è costruttiva, Pino. Non è un'opposizione che non dice no, un'opposizione che tantomeno fa ostruzionismo o mette il bastone tra le ruote. Quei pochi provvedimenti della Giunta arrivati in Consiglio li abbiamo approvati all'unanimità. Sul bilancio noi abbiamo un atteggiamento estremamente disponibile e positivo. Abbiamo detto il 23 dicembre, quando abbiamo incontrato Giaconia, Ioppolo e il dottore D'Alessandro, presidente del Collegio dei Revisori, eravamo pronti a approvare il bilancio anche alla vigilia di Natale, mentre che nasceva il bambinello. Quindi io sto dicendo che una opposizione costruttiva nell'interesse della città serve alla città, serve anche a loro, all'amministrazione, alla giunta, che gli fa aprire gli occhi laddove tengono gli occhi chiusi, che a svolgere da pungolo quando si addormentano. Noi che cosa dico? Con questa mozione abbiamo detto una cosa ben precisa, appunto, che il cittadino deve essere incentivato, premiato, se vogliamo, che la percentuale di raccolta differenziata, che è arrivata fino al 16% nell'ultima rilevazione che ha fatto Calattambiente, vi sono anche punte del 10% nel mese di giugno, se non erro, 14%, stiamo parlando di questo, a fronte del 65% che è l'obbligo di legge che dovremmo raggiungere, a fronte del fatto che in passato questa città ha raggiunto anche percentuali del 30%, adesso insomma non è che ce lo dobbiamo dimenticare queste cose. Assolutamente. Allora, se vogliamo schiodarci da queste percentuali irrisorie e dare un colpo di rene, un'impennata, occorre che il cittadino venga incoraggiato, premiato, che si faccia una differenza tra il cittadino che fa la raccolta differenziata da quello che non la fa, da quello virtuoso e da quello che virtuoso non è. Come? Il centro comunale di raccolta di cui parliamo, un'area di 3.500 metri quadrati, un'area idonea, ideale direi, perché non è né in campagna dove praticamente la gente
è scoraggiata ad andare a portare il rifiuto differenziato, e nemmeno dentro il centro abitato, ma è in un'area, diciamo, facilmente raggiungibile anche per la viabilità, quindi tra la via Duca di Camastra e la via Mario Sturzo sotto l'Istituto per Geometri, è un'area videosorvegliata, recintata, con del personale all'ingresso, con una pesa, un bilico, dove il cittadino cascino che porta 500 kg di cartone può pesare quei 500 kg di cartone, e attraverso un software è possibile determinare quello che è l'apporto economico che il cittadino cascino dà alla raccolta differenziata, e per quella via essere riconosciuto e premiato. Come? Attraverso una defalcazione dalla bolletta Tari, poi alla fine, dopo che... E quindi la positività, 17 diverse tipologie di raccolta differenziata. Quindi stiamo parlando appunto di un progetto dichiarato ammissibile alla fine del 2011, e nel 2012, all'inizio del 2012, registrata alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'assessorato competente, presentato nel 2010, nell'aprile 2010, a seguito di una deliberazione del Consiglio Comunale che approvava il progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico al PRG, dopo una deliberazione di giunta, quindi un lavoro fatto enorme. Ricordo le riunioni della consulta per l'ambiente con le associazioni e le categorie. Quindi una cosa importante con la quale abbiamo detto, con questa mozione, impegniamo il sindaco e la giunta ad attivarsi, a porre in essere tutti quegli atti, quelle iniziative atte a farsi finanziare questo progetto. Quindi a recarsi a Palermo, a interloquire con l'assessorato all'energia e ai servizi di pubblica utilità, così si chiama. L'assessore oggi è l'assessore Vania Contraffatto, ma non è un problema nominativo. Abbiamo anche indicato, certo, qual è il servizio quinto, quello che si occupa delle infrastrutture dei centri comunali di raccolta, dove andare a chiedere questo finanziamento. Abbiamo anche indicato una fonte di finanziamento. Abbiamo indicato come fonte di finanziamento i circa 40 milioni di euro che sono a disposizione della regione siciliana a seguito di una delibera del CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, del 2012, e che sono destinati proprio ai centri comunali di raccolta. Quindi c'è la possibilità che si possano attingere queste risorse, tra l'altro con il vantaggio rispetto al precedente meccanismo, quello per il quale poi non fu fatto il decreto di finanziamento perché le risorse erano scarse, che prevedeva un cofinanziamento del 10% a carico dei comuni. Io ricordo del 10%, comunque c'è il meccanismo del cofinanziamento, per cui i comuni, per carità, molto precisa, quindi consigliere Di Stefano. Io ricordo il 10, ma meccanismo della... Orella quanto dice? 5%. 5%. Vabbè. Comunque il concetto è che un comune dissestato, ovviamente, certo, anche il 5% ha difficoltà, certo, a trovarlo, certo, mentre, certo, con quell'altro meccanismo, diciamo... Insomma, irrisori un 5%. È vero che è cofinanziato, ma sempre una somma comunque. Ma sempre di cofinanziamento, sì, stiamo parlando. Per una somma irrisoria, un 5%. Quindi attivarsi affinché fare quello che non ha fatto la giunta Bonanno, il sindaco Bonanno. Prima si è fatto scippare la sede dell'ATO di Calatambiente, che è andata a Gran Michele, tu hai citato prima Gran Michele. Insomma, il comune capofila che non ha gli uffici nel proprio comune, che è il comune capofila. Due, non ha partecipato Bonanno il 29 gennaio 2013 all'assemblea dei soci di Calatambiente, che approvava non una cosa qualsiasi, approvava il piano d'ambito, il piano regolatore generale, ma di tutto il territorio del Calatino, non solo di Calatambiente, che prevede le modalità di raccolta, che prevede tutta quella ma nessuno poi andò a seguire tutta la vicenda. Perché è vero, ne abbiamo discusso in consiglio ieri sera, che il progetto del comune di Caltagirone, per quanto dichiarato ammissibile, poi non fu finanziato perché erano insufficienti le somme a disposizione. Ma correttamente la collega Oriella Barresi ha ricordato che qualche mese dopo, qualche settimana dopo probabilmente, stiamo parlando sempre del 2012, la regione siciliana implementò, cioè aumentò il plafond di circa 20 milioni di euro,
a cui, quindi a quel punto i soldi c'erano, certo. Però nessuno si preoccupò di andare a Palermo e dire ci sono questi altri 20 milioni di euro. In fate il decreto di finanziamento, visto che voi stessi l'avete dichiarato ammissibile. Perché nessuno di quella giunta si preoccupò in questi quattro anni, nessuno si è occupato del problema del rifiuto, del problema delle infrastrutture, del problema degli impianti che sono, Pino, fondamentali. Sarebbe per un sistema, facile dire per una gestione corretta. Di cosa si è occupato? Appunto, sarebbe più facile. Allora, come andava a finire questa mozione? Questa mozione è stata bocciata, è stata respinta. Invece il gruppo di Oriella si è astenuta. No, è stata respinta, e dico anche i voti, è giusto? Poi faccio anche una considerazione di ordine politico. Ha avuto 7 voti a favore, che sono quelli dei 7 consiglieri comunali presenti in quel momento. Gli altri due erano assenti, giustificati perché ammalati. Ha avuto 6 voti contro e 3 astenuti. Da questo si capisce che la maggioranza si è spaccata. Si è spaccata in almeno 2 tronconi, Oriella, perché tu hai votato in maniera differente rispetto a Sergio Gruttatauro. Lui ha votato contro e tu ti sei astenuto. Ma c'erano anche 2 consiglieri assenti. Astensione è un voto contrario comunque. Ma sono 2 voti, perché altrimenti è un voto contrario. Ma è un voto contrario. Lei spiegherà alla collega. Inizio più articolato, io adesso ci vengo. La collega, ma l'assenza di Gozzi e della De Caro, assenti, mentre gli altri erano giustificati. Erano ammalati? Loro non erano assenti. No, no, la Gozzi stai giustificando bene. Tu, ma no, 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 lo so. Fa supporre che addirittura sono 3 i tronconi, diciamo. Anche perché guarda le critiche di Gozza rispetto al regolamento sul rifiuto sono state esplicite. Ma quindi sono delle critiche costruttive. Allora Pino e cari concittadini che ci state seguendo, il succo della questione è che su una mozione ritenuta dallo stesso assessore a ramo Caristia condivisibile in tutte le sue parti, sia nelle argomentazioni che nelle soluzioni, a tal punto che ha detto queste cose già in parte le abbiamo fatte, in parte le stiamo facendo, tutte le altre le faremo, quindi per me va bene. Quindi a quel punto ho detto verrà approvata all'unanimità, ma sono stato immediatamente, immantinentemente, uso questa verba, smentito, perché un consigliere dice fermo perché prima ancora che insomma che si chiude, il consigliere Gravina risulta agli atti, dice, attenzione, da lì ho capito che non sarebbe stata approvata all'unanimità, poi ho capito che non sarebbe stata nemmeno approvata, perché quando tu devi sapere che su questa cosa noi non abbiamo voluto piantare una bandierina quando siamo bravi, ci intestiamo questa cosa, abbiamo voluto fare una discussione ampia, mettendo a disposizione le nostre conoscenze anche, di una cultura di governo che il nostro gruppo ha maturato anche in questi anni in questa città, facendo anche gli amministratori, oltre che tutta la coalizione. Abbiamo detto, attenzione, dico sin da ora che accoglieremo quegli emendamenti che vanno nella direzione di arricchire questa mozione. Quindi adesso sto illustrando questa mozione, ai sensi del regolamento interverrò nella discussione generale, prima che si chiuda io chiederò una sospensione dei lavori del Consiglio, affinché vengano recepiti, nel frattempo la collega Barresi aveva diffuso un emendamento articolato in 3 punti e di quelle alcune cose ci convincevano, altre non ci convincevano. E quindi la sede adatta era la conferenza dei capigruppo. Ma lo sai in che clima si è svolta quella conferenza dei capigruppo? Consiglieri comunali del gruppo di Gruttatauro, ma anche di altri, che bussavano alla porta e dicevano «Oh, sbrigate, avete detto 10 minuti, già siamo all'11° minuto!» Me ne sto andando a casa, qualcuno poi se n'è andato a casa. Sì, ma metti. Qualcuno se n'è andato a casa. Addirittura siamo arrivati, Pino, al punto che il segretario generale si è messo a chiamare l'appello dei consiglieri in aula senza che ci fosse il presidente. Il presidente era con noi. Il segretario chiamava l'appello perché dovevamo sbrigarci, dovevamo andare. Ma qua non si capisce che c'è la fatica della democrazia. Si deve sudare, si deve lavorare. Quando si vuole raggiungere una convergenza, un accordo, lo si deve fare se in fondo, e questo implica fatica. Perché noi abbiamo avuto un confronto anche aspro, però sincero. Io do atto alla collega Barresi che lei quell'accordo lo voleva, così come lo volevo io di arrivare a un testo unico. Quindi però, cara Oriella, te lo hanno impedito alla fine, perché tu
stavi per formulare la modifica dell'emendamento e a un certo punto ti hanno detto non sei fuori tempo massimo, votiamo. E quindi a quel punto praticamente è andata a finire. Ma a noi non interessa che non è stata approvata, ripeto, noi vogliamo fare gli interessi della città, a me basta che l'assessore Caristi ha detto che queste cose scritte qua sono tutte valide e che lui le farà. E io, no, il mio gruppo valuterà i comportamenti di Caristi e dell'amministrazione, non è che quindi può, se farà bene, non diremo può bene. Agire difformemente intanto noi all'indirizzo del Consiglio. Intanto noi rivendichiamo aver costretto. Determinato. No, costretto perché questa presa di posizione personale. Costretto perché quello, il regolamento sul rifiuto è stato ritirato. Ma guarda, è grave la cosa. Mi fa dire che quindi c'è una maggioranza consigliare che è spaccata, che è divisa. Un'amministrazione che è priva di una strategia, di un'impostazione sui rifiuti. Come fai a non capire l'importanza di uno strumento quale il regolamento dei rifiuti nel momento in cui sta partendo il nuovo sistema del porta a porta in tutta la città? Lo sai qual è stata la motivazione dell'assessore Caristi per ritirare questo provvedimento? Mi ha lasciato allibito, sconcertato, e questo sconcerto lo ripropongo anche qua stasera. Siccome il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha dato il via libera all'aggiudicazione della gara unica dei 15 comuni, perché c'era stato prima un ricorso di una ditta che non aveva partecipato alla gara, il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso. 17 novembre scorso. C'era stato l'impugnativa di questo pronunciamento del TAR di fronte al CGA. Il CGA ha preso tempo, se doveva pronunciare il 17 novembre, si è pronunciato il 20 dicembre e ha detto le procedure sono corrette, quindi la gara deve essere aggiudicata all'ATI, che se l'ha aggiudicata e quindi può partire. E allora proprio a maggior ragione che c'è una buona notizia, che quella è una buona notizia che il TAR ha dato il via libera. Proprio per questo ti serve un regolamento, perché attraverso che cosa lo vuoi costruire il nuovo sistema senza un regolamento? Lo devi avere. Allora, ma già c'è un regolamento. C'è un regolamento che è del 2001, caro Sergio. C'è un regolamento. Che ti ricordo che non prevede la raccolta porta a porta. Infatti, la raccolta ma ora torneremo sul fatto che ai sensi di quella sentenza il regolamento io prevedeva differenziata. Io ti ricordo pure che c'è porta a porta l'ordinanza del presidente della regione siciliana numero 5 del 7 giugno che ti obbliga a fare obbliga i comuni. Sergio, l'ordinanza numero 5 del 7 giugno 2016 che obbliga i comuni a dotarsi di un regolamento sul rifiuto, quelli che non ce l'hanno e quelli che ce l'hanno, come il nostro che è del 2001, a modificarlo alla luce del cosiddetto ius, direbbe Ioppolo, che parla sempre di ius superveniens, come cioè delle norme, Ioppolo, mi piace parlare in latino, ma è una cosa bella, assolutamente sì. Siccome abbiamo fatto il liceo classico, con lui, con Giaconia, no, ma lo dico simpaticamente, certo. Davvero. Quindi anche tu sei stato compagno di non classe? Di classe, nello stesso liceo ginnasio Secluso, che è stato davvero un ginnasio, una palestra di formazione. Assolutamente. Torniamo al nostro. Enzo, quindi, finisce. Avevo concluso dicendo che c'è un'amministrazione priva di una strategia, un gruppo con le forze di maggioranza sono divise. Caltagirone domani, Oriella Barresa. Sì, ecco, perché vi siete astenuti e per cosa non vi ha convinto? Sì, allora. Affinché, perché mi pare che una parte degli emendamenti vostri sono stati accolti, diciamo, giusto? Spiego bene perché chiaramente ci sono alcuni elementi che ha detto il collega Di Stefano che condivido e altri no. Quelli che condivido è che c'era la volontà da parte mia, ma non solo da parte mia, c'era la volontà da parte mia e da parte della maggioranza di arrivare a un accordo. E non condivido il fatto che l'astensione del mio gruppo venga interpretata come motivo di frattura o motivo di divisione all'interno della maggioranza. Innanzitutto su questa mozione del CCR io insieme ai miei colleghi consiglieri e ai miei colleghi consiglieri del mio gruppo abbiamo fatto veramente un lavoro che è durato parecchie settimane, un lavoro di ricostruzione delle vicende che chiaramente hanno caratterizzato tutto l'iter di questo progetto del CCR, dal momento in cui è stato presentato al momento in cui poi è stato in una prima fase ritenuto ammissibile e non ammesso a finanziamento, in una seconda fase con la determina dirigenziale 566 del marzo del 2012 viene finanziato perché viene
rimessa una dotazione finanziaria che va a ricoprire anche i progetti che in prima istanza erano stati ritenuti ammissibili ma senza copertura finanziaria. E poi abbiamo ovviamente seguito l'iter della delibera CIPE, in sostanza ci eravamo veramente appassionati al contenuto della mozione, a tal punto da individuare a supporto dei motivi espressi nella mozione anche una strada alternativa a quella della delibera CIPE, ovvero eravamo concordi col fatto che occorreva che l'amministrazione dovesse andare a Palermo a cercare di diciamo così inserire all'interno dei progetti che sono stati programmati con la delibera CIPE 89 del 24 aprile del 2014, di inserire anche il progetto del CCR di Caltagirone. Perché ad oggi in questa programmazione dei fondi CIPE, che attenzione avviene a distanza di 2 anni dal momento in cui il CIPE stanzia i 43 milioni di euro, stanzia i 43 milioni di euro per la gestione dei rifiuti in Sicilia, dopo 2 anni il governo decide cosa dobbiamo fare con questi soldi, dopo 2 anni li programmiamo. Non sappiamo quanto passerà da qui a quando verranno spesi, ancora ci sono stati programmati, è stata stilata diciamo una sorta di graduatoria. All'interno noi non ci siamo. È opportuno che l'amministrazione chieda se si possa inserire anche questo progetto del 2010, perché all'interno dei progetti programmati, inseriti dal CIPE, ci sono tutti i progetti del 2010. Però attenzione, non manca soltanto il progetto CCR presentato da Calat nel 2010, mancano tutti i progetti che all'epoca furono inseriti nella famosa tabella A. La tabella A è la tabella che praticamente definiva quelli che erano ammessi o ammissibili in base al finanziamento POFESTRO 2007-2013. Quindi tutti i finanziamenti che erano inseriti all'interno di quella tabella del 2010, i primi 3 avevano copertura finanziaria e gli altri vennero dotati successivamente di copertura finanziaria. Di quei 10 progetti, Caltagirone si collocava al 7° posto col progetto CCR, di quei 10 progetti non ce n'è neanche uno all'interno della programmazione del CIPE. E allora ci siamo chiesti, ci sarà un criterio, per quale motivo hanno preso progetti del 2010 e ne hanno scartati altri? Forse c'è ancora spazio per la copertura finanziaria del progetto CCR da un'altra parte, dove può esserci ancora nei fondi POFESTRO 2007-2013. E sapete per quale motivo siamo persuasi che questa strada sia perseguibile? Perché nel dicembre del 2014 il comune di Avola, che nella famosa tabella della graduatoria dei progetti dichiarati ammissibili e quindi poi ammessi a finanziamento, il comune di Avola si trovava al 9° posto, dopo quello di Caltagirone, quindi con un punteggio inferiore, però riesce ad accedere al finanziamento POFESTRO 2007-2013, ciò cosa dimostra che fino al 2014, altro che somme inesistenti o scarsa consistenza di somme, le somme c'erano, il comune di Avola ne approfitta, le prende e realizza il CCR, pur essendo in una posizione successiva rispetto alla nostra. Allora ci siamo chiesti insieme ai miei colleghi, ma può darsi che il progetto del CCR non sia inserito nella programmazione CIPE perché ancora per quei progetti ci sono le somme del POFESTRO 2007-2013. Somme che ebbero una riduzione finanziaria successivamente alla prima dotazione finanziaria, perché nel 2012 vengono rimessi i soldi, però purtroppo a distanza di pochi mesi, da marzo a dicembre, i soldi che vengono messi prima nel 2012, nel marzo del 2012, a dicembre del 2012 con la delibera 478 il nuovo governatore li riduce e taglia all'intero asse 2 circa 750 milioni di euro. Ma la riduzione non vuol dire che sono spariti i soldi per i progetti del CCR, sono state ridotte le somme. Può darsi che ce ne siano ancora, può darsi che
a Palermo si possa chiedere, oltre alla strada della delibera CIPE, anche la strada dei fondi POFESTRO 2007-2013. Io penso che la natura dell'emendamento intanto era questa. Vi erano poi altri punti articolati, però noi l'intento dell'emendamento era proprio questo, non solo di rafforzare l'obiettivo, ma addirittura di indicare un'altra strada insieme a quella, proprio perché abbiamo condiviso dal primo momento l'obiettivo, che era quello di non perdere una sola occasione per avere finanziato qualsivoglia progetto del presente o del passato. Questo è stato quindi il nostro atteggiamento. Abbiamo presentato un emendamento che era articolato in tre punti. Devo dire, a differenza ciò che ha detto il collega, che in una prima fase, in conferenza di capigruppo, c'è stato un atteggiamento un po' di rigidità nel voler accogliere l'emendamento, nel senso che secondo me e secondo noi in prima istanza è sembrato che l'emendamento fosse invasivo e non migliorativo. In realtà l'intento dell'emendamento era proprio questo. In un primo momento c'era stato chiesto di togliere un refuso, che era un refuso al primo punto, cioè SRR Calat Ambiente SPA, di togliere SRR. Questa è stata la prima richiesta e l'avevamo accolta. In un secondo momento ci viene chiesto, sempre in conferenza di capigruppo, di intervenire sul termine dichiarato ammissibile a finanziamento. E lì abbiamo cercato di far capire in conferenza di capigruppo ai colleghi che quando diciamo che il progetto viene presentato da Calat e fu dichiarato ammissibile a finanziamento, abbiamo inteso appunto apportare una modifica, ma che nulla toglie alla realtà dei fatti. Cioè la realtà dei fatti è questa: fu dichiarato nel 2012 ammissibile, non ammesso. L'articolo 1 e l'articolo 3 della determina dirigenziale, tra l'altro, lo indicava esattamente. Questa era stata la seconda richiesta. La terza richiesta, che poi è stata quella fatta in aula, era quello appunto di togliere e cassare il fatto che il progetto era stato presentato da Calat. Allora, da parte nostra, e dico da parte di tutti, perché in conferenza di capigruppo io ringrazio anche il sostegno che hanno apportato i miei colleghi, Sergio Domenica, Sergio Gruttadauria, tu c'eri benissimo, hai visto quanti sono stati i tentativi di cercare insieme di trovare una soluzione. All'emendamento sono state date almeno 3 o 4 versioni. Prima togli questo, aggiungi quello, poi no, sistemiamo questo, sì, ma questo qui lo puoi rivedere. Insomma, siamo usciti innanzitutto, questa è la cosa grave, è la cosa che mi dispiace, dalla conferenza dei capigruppo senza aver, collega Di Stefano, redatto un emendamento insieme a quattro mani, come si è sempre fatto fino ad oggi. Ogni volta che lavoriamo, per colpa di chi? Tutte le volte che si lavora in conferenza dei capigruppo, succede che quando si trova la coesione, quando si trova praticamente il punto di incontro, interveniamo insieme e portiamo l'emendamento in aula e lo si legge. Nel momento in cui io in aula ho letto l'emendamento, lì mi è stato alzato un altro muro. Eh no, però non devi dire presentato da Calat, devi mettere unitamente agli uffici comunali. Allora, che io non posso non dire che il progetto fu presentato da Calat, direttore, ma non perché lo dico io, perché tra i beneficiari della dotazione finanziaria del decreto del 24 dicembre 2009 c'erano le ADO rifiuti. Cioè i beneficiari di questo decreto, di questi... Posso fare una... Sì. Mi posso mettere dalla parte di chi ci sta ascoltando? Sì. Voglio dire, ma un provvedimento importante, perché chiaramente se impegna il Consiglio Comunale in un confronto animato di ore, di cose e compagnie, deve essere un problema importante. Si può imballare nel dire per un refuso o per un'addizione, cioè un emendamento sviscerato? No, quello che io sto cercando di rappresentare. Quindi tu mi stai dicendo che non hai votato a favore perché non abbiamo messo che è stato presentato da Calat Ambiente. No, mi sono permesso di interromperti soltanto perché questa rigidità dall'altro lato, Enzo. Ma quale Enzo? Se l'ho chiesta io la sospensione. Enzo, scusa. Sì, assolutamente. Mi sono permesso di interrompere Uriella solo esclusivamente perché se questi potessero essere soltanto le motivazioni
per un refuso o per una virgola o qualcosa, io credo che c'era una mozione. Chi ci sta ascoltando, chi ci sta ascoltando seduto, chi ci sta ascoltando e seguendo in televisione, chiaro, dice: ma questi sono pazzi. Allora, vediamo un po' la sostanza qual è della motivazione che viene indotta. La mozione era ed è, rimane valida e condivisibile, ma altrettanto valido e condivisibile era l'emendamento che avevamo presentato. Non voleva togliere nulla, voleva veramente rafforzare, voleva trovare un'altra via, un'altra strada. L'emendamento, quello che voglio dire io, avevamo trovato un accordo, però è stato frutto di continue soluzioni. In particolare è stato sul primo punto che si è tornati con tre diverse soluzioni. Nel momento in cui in aula inserisco la parola che non viene accettata dall'opposizione, cioè quando comunico il progetto presentato da Calat, lì succede che se dobbiamo trovare l'accordo devo ripresentare un emendamento. Poi tu hai detto da Calat dal comune, e io per ben sei volte l'ho detto, no, siamo non d'accordo detto su perché quello. Non abbiamo potuto, non te l'hanno fatto scrivere, la verità è questa, perché non la volevano approvare. Io ti do atto dello sforzo che hai fatto. Ma nel momento in cui ma tu devi capire che sono stati Calat, i tuoi colleghi. È la verità. Quando io ma scrivo così come è la verità che Calat la funzione è stata di passacarte. Il lavoro l'ha fatto il comune di Caltagirone. Certo. Quando la regione chiedeva adeguamenti e modifiche, si rivolgeva al comune di Caltagirone. Ma non e ha svolto questa funzione per il comune di Caltagirone, così come per gli altri comuni. Sì. Il cofinanziamento lo doveva mettere il comune di Caltagirone. Ma infatti e quindi di che cosa stiamo? Quindi quando tu hai detto allora mettiamo la cosa finale, mettiamo presentato da Calat Ambiente, dal comune di Caltagirone, ti abbiamo detto sì, modifica l'emendamento che noi, per noi va bene, lo accettiamo. È vero o non è vero? Abbiamo detto sì. I tuoi colleghi invece hanno detto no. Non te l'hanno fatto scrivere, ti hanno detto sei fuori tempo massimo, si vada a votare e basta. Questo, ma era, questo è quello era che è accaduto. La quarta richiesta di modifica ad un solo punto dell'emendamento, quattro richieste di modifica. Se avessimo lavorato in conferenza di capigruppo, come è stato sempre fatto con tutte le altre mozioni. Ma sul punto 2 dell'emendamento l'abbiamo accolto immediatamente, sì. Di questo non ci puoi dare atto, no, ma certo. Sarebbe questa la rigidità. No, quello che dico io è sul primo punto, sarebbe questa la rigidità. Ma se sul primo punto si sono andate a guardare pure le virgole, quattro richieste di modifica al primo punto. Quattro richieste lo di sai perché? A un emendamento che voleva non so semplicemente se, aiutare. Ma lo sai, ma guarda aiutare. Che anche le virgole possono rivelare un retropensiero che non so se ce l'avevi tu, ma tanti di quelli presenti lo sai qual era, Pino, la esplicito, che va demonizzato tutto ciò che attiene all'operato delle giunte di centrosinistra del passato, anche quando hanno operato bene, di essere indulgenti e non dire nulla sulle inadempienze, sulle omissioni dell'amministrazione Bonanno. Questo è il punto. Quindi che cosa volevano dire? Che è stata Calat Ambiente, non è stato il comune di Caltagirone. Era questo l'intento. Il discorso è che, essendo i comuni facendo parte del lato, doveva essere del lato formalmente a presentarlo. Questo. Ma come passacarta, ma il lavoro è stato fatto. Ma infatti era una modifica formale. Ma lo vogliamo andare a leggere, lo vogliamo andare a leggere che cosa c'è scritto qua? Era una modifica formale. Forse alla gente non interessa. Dell'amministrazione. Era una modifica formale, Enzo. È dovuta perché il formalmente a presentarlo doveva essere necessariamente un ato rifiuti. Non poi c'era io nessuna pregiudizia. Non ho dubbi del fatto che era un progetto a cui avevano lavorato gli uffici in maniera... Il cuore dell'emendamento lo abbiamo accolto, che era quello di indicare l'altra fonte di finanziamento dei fondi POFERS del 2007-2013. L'abbiamo immediatamente accolto, quella era la sostanza del... E noi l'abbiamo fatto. Il motivo per cui il voto del gruppo è stato di astensione. È questo fondamentalmente. Noi sin dal primo minuto, appena abbiamo iniziato a lavorare a questa mozione, ci siamo detti la mozione è giusta, però andando a studiare le carte guardate che c'è questa cosa qui da sistemare, vabbè, non ci faranno problemi su queste cose, sono degli aggiustamenti formali, però abbiamo trovato un'altra strada. C'eravamo talmente appassionati alla mozione che, lo dico con sincerità, la sentivamo quasi nostra. Votare contro
per me voleva dire, per il mio gruppo, come se, poiché non era stato, diciamo, accettato alla fine, quando ho parlato al microfono, non era stato accettato l'emendamento in cui io dicevo presentato da Galat Caltagirone, siccome non era stato accettato l'emendamento, poteva sembrare come una ripicca politica, e questo non faceva parte chiaramente della... L'ultima formulazione dell'emendamento che abbiamo detto, sì, per ben sei volte, io mi sono, ho gridato a squarciagola, sì, per noi va bene, non te l'hanno fatto non te l'hanno fatto mettere ai voti, questa è la verità. Aurelio, sì. È finito? Sì. Sergio, ti ho lasciato per ultimo perché rappresenta non solo il consigliere ma anche l'amministrazione, diciamo, sì. Il vice sindaco. Sì. Ma diciamo, è stato già detto abbastanza. Senti, intanto, scusami, questa cosa che ha detto Enzo Di Stefano ora, quanto c'è di vero in questa affermazione nell'operato di questa amministrazione non soltanto come compagine amministrativa ma di gruppo di maggioranza anche in consiglio, ecco, di cercare di occultare, di bypassare il periodo storico che va dal 2012 al 2016, diciamo, ecco. Quanto c'è dal 2012 al 2016? Dal 2012, il periodo Bonanno commissario, diciamo, ecco. Quanto c'è? Perché in effetti non viene mai additato, si passa sempre da prima al 2011, che è lontano anni luce, cioè nel 2011 il mondo era completamente diverso. Diciamo. Se mi consente, si passa dall'uomo nero alle magnifiche sorte progressive. Quanto c'è di sostanziale? Io ti reputo una persona onesta, diciamo, quindi sì, ti ringrazio per questo. Quindi non, la differenza, cosa c'è? La differenza tra... Capisco che molti di questa maggioranza oggi hanno militato con tutte le varie sfaccettature, tutte le varie declinazioni, diciamo, del caso in questi 5 anni, però è chiaro che però in politica poi c'è un punto da capo ogni volta, certo, giusto? Certo. Ma guarda, a me dispiace quello che dice Enzo, perché poi in effetti non è così, perché noi come amministrazione Ioppolo siamo fortemente convinti. Certamente c'è stata una fase degli ultimi anni. Ma di Ioppolo certamente sì, come persona. Di te certamente no, come amministrazione sì. Noi non cerchiamo di occultare. Ma in generale credo che ci sia noi questa... come amministrazione cerchiamo di non occultare nulla del passato, né di quello vicino, di quello prossimo, né di quello remoto, neanche di quello appunto degli anni 2011 a seguire. E questo è un problema che il gruppo di Enzo Di Stefano in particolare lo vivono come assillo, come un assillo. Noi questi assillo non esiste completamente. Fanno parte della vostra sostenuto alle elezioni, fanno parte della vostra. Chi sono gli seguaci di Bonanno? Io non li conosco, i seguaci di Bonanno. Sergio non c'è. Io non li conosco completamente e non... Come si fa a dare un dispiacere? Alcuni sono stati con voi. Non ho capito cosa ha detto Riella. L'assessore Alba pure con voi è stato, mi sembra, candidato. Ci sono state aspetta, Riella, l'assessore Alba non è stato con voi, Enzo? L'assessore Alba? Assessore Giunta Bonanno? Con chi è stato? Mi sembra stato con voi, sostenitore, ma per l'amor di Dio, figuriamoci. Ma questo no, questo per dirti che non è quello che dici tu, noi non abbiamo nessun preconcetto. Ma di questo si parla, certo, si parla di questo. Se nel passato qualche cosa di buono è stato fatto, noi ne prendiamo atto. Non ne prendiamo atto. Si tende a nascondere questo. Enzo, non è così. Tu hai lanciato certe volte dei messaggi, ma questi messaggi poi sei il primo che purtroppo li lanci ma non li metti in campo. Noi come amministrazione Ioppolo siamo aperti a tutte le proposte costruttive. E se ne abbiamo dato atto sempre. Fino a ieri sera. Mi sarei aspettato da te un ruolo diverso. Fino a ieri sera che siamo entrati. Un ruolo di buon senso. Mi sarei aspettato che tu aiutassi Oriella Barresi a portare a termine quella convergenza. E non l'hai fatto. Perché anche ragionare. Tu hai subito anche tu la pressione dei tuoi consiglieri. Non abbiamo avuto nessuna pressione del nulla. Cioè, stiamo parlando di una mozione con tanto rispetto che l'hai presentato tu, che ci hai lavorato tantissimo. Che voglio dire, è una mozione che impegna chi? L'amministrazione. L'amministrazione già è impegnata su questo tema, fortemente impegnata, quindi non c'era neanche bisogno di questa mozione che presentate. Ma non c'era neanche quasi bisogno di questa mozione. Te l'abbiamo dato atto per l'impegno che ci hai messo. E noi, siccome conosciamo la persona, personalmente ti rispetto per quello che sei, per quello che hai fatto, però dico, non c'era neanche bisogno della mozione perché ieri sera.
tu stesso hai detto ora, che l'assessore Caristia ha detto che quello che tu hai elencato già di fatto lo sta mettendo in campo. Lui assieme al sindaco Ioppolo sono stati a Palermo, hanno interlocuzione con Palermo per questa famosa isola CCR o le isole ecologiche, perché il tema dei rifiuti non si limita solamente al centro di raccolta comunale, ma alle isole ecologiche. Quindi è un tema importante, un tema che sta a cuore dell'amministrazione Ioppolo, c'è l'interlocuzione con gli assessorati regionali, per cui l'emozione va bene, impegna l'amministrazione. La collega Oriella e il suo gruppo politico aveva presentato un emendamento che andava accolto se tu non avevi nessun preconcetto, perché vedi, poi noi perdiamo ore per dire questa parola, questa frase, togliamola, tu potevi la SRR nel 2010 non c'era la SRR, ma era solo quello di cosa stiamo parlando, Enzo, ma era solo quello, avendo accolto quello avrebbe dovuto. Allora mi stai dicendo che tu hai votato contro la mozione solo perché non abbiamo messo presentato la carta ambiente, perché non è stata accolta, quindi il 99% va bene solo perché c'è tu voti contro, non è stata accolta e tu hai seguito i lavori che poi siamo arrivati alla fine, non si poteva neanche più modificare l'emendamento, abbiamo cercato di affrontare la questione, ma voglio dire, i tempi purtroppo non ce l'hanno permesso, non si è voluto a tal proposito. Tant'è che, perché purtroppo ragionare su temi importanti come quello di ieri sera c'è bisogno anche di tempo, e proprio per questo motivo io ieri nella conferenza dei capigruppo, mancava il capogruppo Di Stefano e il consigliere, il vice capogruppo in quel momento non era disponibile, sono intervenuto io, ho chiesto al presidente del consiglio di anticipare i consigli, di non farli partire più alle ore 20 ma farli partire alle 18:30 in modo tale da avere più tempo a disposizione e poter lavorare con la tua collega Maria Di Costa, se n'è andata sbattendo la porta. Io ti prego di non dire queste cose. No, le dico perché risulta, è stato fatto, Enzo, la votazione per appello nominale. Ma Enzo, però scusa, non puoi dire cose che non stanno, perché sono persone. Eravamo assieme alla conferenza dei capigruppo, quasi alla mezzanotte, al freddo, perché c'è freddo e non sapevano che tutti tempi, quanti sentivamo freddo, tutti quanti. Impegnato, per cui giustamente ognuno può avere anche i suoi problemi personali. La democrazia ha i suoi tempi, la sua fatica. Così non possiamo parlare, perché c'è chi viene in consiglio e c'è anche chi non viene, per cui rispettiamo la libertà di essere presenti o anche di non essere presenti, perché ci sono dei motivi. No, se eletto, no, la libertà di essere presente, se uno c'ha un impegno personale, può avere anche dei figli, che possono avere anche la febbre, non debbono venire a dire al consigliere Di Stefano o alla cittadinanza se ci sono problemi personali. Dobbiamo prendere anzi il lato positivo di essere venuti, di essere stato fino alle 11:30 di notte. Ma quindi è stato un problema di freddo, di tempistica? No, è stato un problema. È stato un problema che l'emendamento che si veniva... Ma aggiornarlo non c'era possibilità. Di aggiornare l'argomento non c'è la possibilità. Tra l'altro, la conferenza dei capigruppo si è sospesa due volte, perché una prima volta l'opposizione ha chiesto due minuti di riflessione perché volevano riunirsi, poi ci siamo rivisti, hanno fatto una proposta, abbiamo richiesto altri due minuti noi, cioè è stata concertatissima. Ho capito, però un lavoro su un emendamento che non aveva neanche per certi versi non c'era neanche bisogno di fare tutto questo lavoro, perché non era invasivo, era un emendamento rafforzativo. Se non c'era nessuna volontà di approvare la mozione l'avremmo bocciata subito all'inizio, invece non c'è stata questa volontà, perché è giusto che c'è un lavoro di base fatto anche da un gruppo di opposizione che noi invitiamo sempre, e il consigliere Di Stefano lo sa, invitiamo a fare una opposizione costruttiva, perché è giusto che ci sia un'opposizione, ma che sia un'opposizione costruttiva. Ultimamente voi, che non è costruttiva la nostra, ma opposizione. Certe volte veramente scendete troppo. Ma puoi dire che non è costruttiva la nostra opposizione? Con attacchi anche personali, che io vi attacchi direi, personali. Sì, non perdete occasione per fare degli attacchi personali ad alcuni personali. Assessori che sono. Che magari non meritano. Non meritano del certi rispetto attacchi, personale delle per persone e delle istituzioni. Quali sono queste? Noi cerchiamo di guardare avanti. Il tema dei rifiuti è un tema già incardinato nel programma dell'amministrazione. L'assessore Caristia ha detto ieri sera che ci sono molti punti che voi avete enunciato in questa mozione che già sono, diciamo, in corso di applicazione. Ti ha anche, ma non solo a te ma a tutto il Consiglio, ha detto anche che
a Granieri c'è una differenziata che sta aumentando, è circa arrivata all'80%. Per cui diciamo il tema è un tema importante che stiamo anche affrontando. Una cosa è fare la differenziata a Granieri con quelle tipologie abitative basse, 400 abitanti, un'altra cosa poi è farla al Viale Emanuele Milazzo e in Piazza Bellini. Certo, infatti per questo sarà più complicato. Lo dico che bisogna avere un atteggiamento di umiltà. Ma sicuramente. Voi dovete avere un atteggiamento di maggiore umiltà. Ma noi ce l'abbiamo l'atteggiamento di umiltà, Enzo, lo dovete avere anche voi. Ma lo dovete avere anche voi. Siete chiusi verso tu non puoi partire con questa presunzione che noi dobbiamo avere un atteggiamento di umiltà. No, ce l'abbiamo, non ce l'avete voi. Fate prevalere la logica dei numeri. Non ce l'avete voi. Noi non facciamo prevalere le presidenze delle commissioni, le presidenze. Anche Pino, anche la commissione speciale sull'acqua, commissione speciale, abbiamo i numeri, ci prendiamo presidente e vicepresidente. Qual è questo coinvolgimento nel ragionamento sulla gestione delle commissioni? Mi sembra che nel passato voi prendevate presidente, la logica dei numeri, siete di più e quindi questo dimostra purtroppo il collega Di Stefano dice una cosa. È attacco personale, questo è un ragionamento politico. E poi ne fa un'altra. Perché quando tu dici ragionamento politico, che vuoi un'apertura e poi fai una provocazione, fai un attacco, a questo punto fai un passo indietro, giusto? Ne fai uno avanti e 10 indietro. Allora, capiamoci. Sto mettendo in evidenza il vostro operato. Il nostro operato di totale chiusura verso l'opposizione. Non è vero completamente. Assolutamente. Noi siamo a massima apertura. Massima apertura. Delle nomine o delle commissioni. No, massima apertura. Si vede anche dalla bocciatura delle mozioni senza motivo. No. Ma no, senza motivo. Certo. Abbiamo approvato la mozione perché non c'era che abbiamo approvato la mozione della Navarra, per esempio. Di qualche mese fa, per carità, in aula ho chiesto, presentato dalla Cala d'Ambiente, mi è stato detto no. Mi è stato detto no. Devi aspetta, Aurea, è questo, Enzo. In maniera differente, Enzo, tu dici una cosa e poi ne fai un'altra. Ora vuoi fare apparire che c'è stata una spaccatura. Hai visto? Quindi allora ho ragione io. Che tu dici che vuoi l'apertura e poi alla fine attacchi, non c'è nessuna spaccatura, questo è quello che voi sperate, ma che non ci potrà essere. L'espressione del voto, convincetevene, fatemene una convinzione fino alla fine del mandato. Fino alla fine del mandato state tranquilli perché non ci sarà nessuna spaccatura, noi siamo stati votati per amministrare questa città e voi se pure. Siete una forza d'opposizione costruttiva e seria dovete auspicarvi che questa maggioranza porti avanti il suo progetto perché voi non potete fare politica sperando nelle disgrazie non dovete sperare nelle disgrazie dovete essere voi propositivi e ad oggi non lo siete l'amministrazione Ioppolo ha dimostrato invece il bilancio non si approva non perché non siamo pronti perché non siete pronti voi l'amministrazione non perché Ioppolo. Non siamo pronti voi noi che l'avete fatto troppo fare. Mi dai la parola per favore l'amministrazione Ioppolo ha dimostrato me la oggi una cosa sul bilancio. L'amministrazione Ioppolo, allora tu vuoi buttare diciamo discredito, vuoi creare confusione nei cittadini e questo è un danno che fai alla città. Io parlo con gli atti. Non devi essere fatti, così, devi essere, propositivo, di essere positivo. L'amministrazione Ioppolo in 6 mesi ha pagato il pregresso degli emolumenti dei dipendenti comunali, in 6 mesi ha pagato 11 mensilità, ora a settembre, ha pagato, ne sai qualcosa? Sicuramente verrà pagato, ha pagato gli stipendi dei dipendenti di Calat, ha pagato le cooperative sociali, c'erano cooperative che non prendevano soldi dal 2012, ha tolto quasi, sono fatti, dai. Ha tolto diciamo veramente da situazioni imbarazzanti molti soggetti che operano a Caltagirone, per cui è un'amministrazione che ha preso una situazione che era devastata, lo sappiamo tutti, senza un bilancio da 4-5 anni, ma con con un impegno forte, costante, perché possiamo sempre parlare, però alla fine la differenza tra le parole e i fatti ci debbono essere e noi l'abbiamo dimostrato, questa amministrazione sta dimostrando con i fatti di esserci e tu dovresti essere contento pur essendo all'opposizione perché fra 4 anni e mezzo poi quando ti candiderai potrai dire determinate cose, ma oggi devi metterci e darci la possibilità di mettere in opera quello che noi vogliamo fare, i nostri progetti, il nostro modo della visione della politica su Caltagirone. Sono passati solo 6 mesi, in 6 mesi già abbiamo fatto un monitoraggio totale della situazione di tutti i settori.
che certamente abbiamo trovato settori, e di questo te ne posso dare anche atto, che non vivono in una situazione brillante, perché questi anni, gli ultimi anni in particolar modo, sono stati devastanti per quanto riguarda anche la burocrazia. Abbiamo trovato un apparato burocratico che purtroppo era oramai, c'era stato ormai uno scollamento, si è perso il senso di appartenenza. Noi stiamo cercando, e questo dobbiamo farlo tutti quanti, anche all'interno del Consiglio Comunale con le forze di opposizione, di cercare di fare riprendere quel senso di appartenenza dei dipendenti comunali, perché il dipendente comunale deve dare il servizio alla cittadinanza, deve essere a disposizione dei cittadini per cercare di affrontare le tematiche. Tu poc'anzi accennavi per esempio a delle problematiche della viabilità urbana. Io ti rispondo subito. Ne parlavamo fuori trasmissione. È vero. Noi a metà dicembre abbiamo approvato una delibera di giunta municipale, un progetto di manutenzione stradale di 60.000 euro. Abbiamo approvato un progetto di 145.000 euro per la manutenzione degli edifici scolastici. Questo cosa vuol dire? Che l'amministrazione c'è, che è riuscita a recuperare le somme che fino a qualche mese fa non c'era neanche un euro. Adesso però noi abbiamo fatto la nostra parte, ma gli uffici, l'apparato burocratico deve fare la sua parte, perché ognuno ha la propria responsabilità. C'è una responsabilità che è quella politica, che ci stiamo assumendo, e c'è una responsabilità che è burocratica, che il burocrate, a partire dal dirigente e quindi poi a calare dal capo servizio, al collaboratore direttivo e tutte le varie figure, devono assumersi, perché è giusto che sia così. C'è una differenziazione, per cui vengo al discorso, cioè il cittadino oggi deve guardare questa amministrazione. Questo non lo condivido, Sergio. In che senso? Quello che stai dicendo, se sto capendo bene, non lo condivido, scusa un secondo. Mi dai la parola. Però. No, nel senso che tu hai detto, politicamente noi abbiamo fatto gli impegni, abbiamo recuperato i quattrini e compagnia, adesso tutto è in mano alla burocrazia. La burocrazia, e se la burocrazia non è... le procedure delle gare d'appalto, non possiamo entrarci in questo senso. Ma la politica non può abdicare alla responsabilità. No, sei sicuro? Perché se ho capito male. No, vabbè. Allora noi siamo fuori perché ci sono le procedure di appalto ed è giusto la faccia. Sergio, ci siamo capiti, ti chiedo scusa, avevo capito che la politica nel momento in cui aveva espletato il tutto abdicava la responsabilità e poteva indicare, mi sembrava una bestemmia. Ci sono dei ritardi, ci sono delle responsabilità che vanno addebitate a chi di competenza, perché oggi il cittadino deve sapere di avere dei punti di riferimento. Il primo licenziamento di un dirigente pubblico, Il cittadino di Caltagirone deve sapere che oggi c'è una guida certa, forte e autorevole. Se c'è chi non fa il proprio dovere, chiaramente avrà anche, si assumerà le responsabilità del caso. Per cui questa è una fase, che noi vogliamo guardare con ottimismo, perché si stanno aprendo veramente le condizioni più favorevoli possibile. Noi ci auguriamo che nel breve tempo possibile, entro gennaio, con la prima decade di febbraio, anche il bilancio possa finalmente trovare soluzione a delle problematiche che tutti quanti conosciamo. E siamo fiduciosi che ciò avvenga, perché purtroppo ci sono stati degli ultimi richieste da parte del Ministero con dei modelli che prima non erano stati previsti, perché noi abbiamo approvato una delibera di giunta a novembre, il 21 di novembre. Il 20 di novembre fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma poi la pubblicazione è avvenuta il 29 di novembre, dei modelli nuovi, dove il bilancio che era stato approvato si è dovuto adeguare a questa nuova, a questi nuovi modelli. Per cui un 2017 che certamente si apre, noi vediamo che è un 2017 favorevole, positivo, perché Caltagirone deve ritornare a essere la Caltagirone degli anni passati. Questo con l'apporto dell'amministrazione Ioppolo, con tutti i consiglieri di maggioranza, ma io, e questo l'ho sempre detto in consiglio, lancio questo appello, ma non solo io, tutta l'amministrazione comunale, anche le forze di opposizione, perché nei momenti importanti bisogna unirsi invece di dividersi, al di là dei piccoli scontri che sono inevitabili, che possono avvenire in consiglio, perché fa parte della dialettica
politica. Importante però non scadere mai e avere sempre il rispetto, così come l'abbiamo noi, di tutte le forze politiche che oggi siedono in Consiglio Comunale. Sergio, soltanto una piccola cosa, poi ti do per 30 secondi la parola, dobbiamo chiudere. Per quanto riguarda la viabilità, ne parlavamo fuori, sì, fuori trasmissione, la strada per gli scemi, sì, alla curva di fronte l'imbocco del crocevia per Piano Carbone. Sì, sì, già io ho visto stamattina. Non solo la buca, che potrebbe anche stare messo al centro. Ma non ha senso quella che già da tre giorni. Saranno state quelle della provincia, ma domani manderò. Ma questo va levato, va rimosso. È meglio che resti la buca, guarda. Certo, certo. Ma non la segnaletica. Quantomeno messo molto prima. Ma mettetela prima, ma non proprio là, al buio tra l'altro. Questi sono stati indipendenti dalla pubblica servizio. Non ha importanza. Questo va bene. Non c'è bisogno, aspettiamo, cioè, la burocrazia. No, no, domani mattina già l'abbiamo, grazie, verificato. Enzo, la presenza di buchi e necessità di manutenzione stradale 30 è secondi. Stata ieri sollevata dal consigliere Mario Polizzi, non lo sapevo, che è lo stesso assessore, sì, che ha operato per fare la progettazione e far arrivare i finanziamenti per fare l'intervento sui giunti stradali. E questa è una vecchia storia. Che adesso vi state intestando voi. Ma che è partito dalla mia, gli abbiamo messo 200.000 euro noi ora. 200.000 euro. Se non c'erano 200.000 euro, potevano rimanere fermi come sono rimasti fermi. Non dovreste riconoscere questo. È una progettazione. State, no, è la stessa cosa. State dicendo tutte e due la stessa cosa. Allora, io, ecco, state dicendo è l'atteggiamento di Enzo ultimamente. Sergio, non lo riconosco più. State dicendo tutte e due la stessa cosa. Il progetto, ti fa male la verità, prego, cortesemente. Progetto che è partito tanti anni fa, ma noi abbiamo messo ora a dicembre 200.000 euro. La progettazione Bonanno e gli anni precedenti, Bonanno e gli anni precedenti non sono partiti. Il progetto non è potuto partire perché mancavano 200.000 euro. Perché senza questi soldi rimaneva carta straccia. Ma il progetto è antecedente, ma riconoscetelo. Il progetto sicuramente lo dovete riconoscere. State dicendo tutte e due, ma certo. Ma Enzo è parte prevenuto. Era, scusate, è prevenuto. Enzo è prevenuto. Questi sono ma chi sta mettendo in discussione queste cose? Tu lo metti in discussione, ragazzi, io sto parlando, infatti, tu. È lo stesso errore di ieri su Calat, progetto presentato su da questo, Calat, state dicendo tutto la stessa cosa. Sereno, d'altra parte Sergio Contadau e otterrai più risultati sempre, anche in consiglio. Lo sono sempre stato, lo sono, perché non ho né schede nell'armadio. Ma no, infatti ti riconosco questo. Faccio politica per passione, però ultimamente e non per fare non carriera. Ti stiamo riconoscendo e quindi, più. Stai tranquillo, no, non ti stiamo riconoscendo più. Ho bisogno di chiudere, ritorna, velocissimamente. Ritorna in quello dove che abbiamo conosciuto. Sergio, anche tu hai riconosciuto. Sergio, anche lì. Avete detto, tutte e due la stessa Perfetto. Cosa. Quello era un vecchio progetto. In effetti, lo abbiamo sempre ricordato durante il quadriennio, che non fu, era pronto lì, ci volevano queste risorse, che la Giunta Ioppolo ha recuperato e ha messo in atto. Questo è un merito. Però, di conclusione, una cosa su questo, no, è importante. E questo glielo riconosciamo, sì, ma loro questo devono riconoscere. Ma chi l'ha detto? Vabbè, ma voglio dire, ma qua... Però ti devo dire, sì, una cosa, che questo progetto purtroppo ha dei limiti. Pur riconoscendo l'impegno del passato... Ma stiamo entrando nel merito, no, di no, e ora sì, ci dobbiamo entrare un attimo, perché non copre tutti i giunti tecnici dei cavalcavia. Noi stiamo apportando delle modifiche, delle varianti in corso d'opera affinché tutti i giunti, perché è un progetto di 800.000 euro, di cui 600 era a carico della regione e 200 a carico del... Però non copriva tutti i giunti di tutti i cavalcavia, solamente il 40% o 50%, non ricordo bene in questo momento. Noi stiamo apportando delle modifiche, delle varianti, in modo tale che tutti i giunti possono essere tutti coperti al 100%. Vabbè, tanto merito anche a questo. Ma certo questo. D'altra parte un vecchio progetto, certo, datato 2010-2011, è chiaro che dopo 5 anni deve essere adeguato. Mi sembra opportuno. No, io volevo dire questo, che velocissimamente, per favore. Che quando si fanno gli interventi stradali, le realizzazioni, o quando si pagano gli stipendi ai dipendenti o alle cooperative sociali, o quando la percentuale di raccolta differenziata granella è dell'80%, io sono contento. Sono contento perché io, prima di tutto, sono un cittadino di Caltagirone. Numero due, per esempio, nel caso del granieri, sono anche un ambientalista, non posso che fare il tifo per queste cose. Perfetto. Però, caro Sergio, da riconoscere questo, a fare come fai tu, che tutto va bene, ma madama la marchesa, ce ne corre. Perfetto. Vogliamo parlare del bilancio? Guarda, non parliamo di altro, no, perché altrimenti no, possiamo riaggiornare. No, perché
la politica degli annunci che è stata fatta è sotto gli occhi di tutti. Ah no, sei polemico, hai ragione. No, non sono polemico. Sergio, io parlo con le carte. 14 ottobre. Una battuta soltanto, Enzo. L'argomento era la mozione che hai presentato. 14. Tra l'altro, a riprova della consistenza del dire di questa mozione che Enzo Di Stefano è stato primo firmatario, vale la pena ricordare che per lui è stato per 5 lunghissimi anni assessore all'ecologia, quindi parla con cognizione di causa di tutto questo argomento perché lo conosce, essendosi lui speso per questo progetto affiancando Calat Ambiente dell'epoca. Enzo, brevissimamente un cenno soltanto, senza entrare in polemiche, se è il caso facciamo approfondimento l'altra seconda. 14 ottobre 2016, Blog Sicilia, lo conosciamo, giornale online. Non lo so. Giagonia dichiara che il bilancio era cosa fatta, avevamo promesso in campagna non è corretto. Ma se il ministero, cosa ho detto poc'anzi? Del pagamento di allora, stipendi. Ascolta, rinviamo il tutto in un'altra seduta e la approfondiamo. Preferisco questo, così. Enzo. Facciamo un'altra seduta, facciamo l'analisi. Va bene, Enzo. Approfondiamo. Dovrà essere approvata la terza delibera in giunta, perché le prime due, la 36 Enzo, la 40... ma tu allora vivi un'altra realtà, sono fuffa, in Italia a Caltagirone. La delibera 36. Il Ministero degli Interni, che è il tuo governo. Nella delibera 36 il tuo governo nazionale che ha modificato. La delibera 36 era solo propagandistica. Enzo, non era approvato per devo chiudere argomento che rimandiamo nazionale. Argomento che rimandiamo la prossima volta perché chiedo scusa. Su questo argomento è chiaro che un focus bisogna accenderlo, perché troppi che Enzo non finiamo la polemica, non la finiamo. Stasera l'argomento era il Consiglio Comunale di ieri sera, nello specifico la mozione che era stata presentata dal tuo gruppo consigliare, che ha visto un emendamento del gruppo di Caltagirone domani, che ha visto una votazione dove potrebbe leggersi una diversa veduta, una diversa lettura di questo provvedimento, a secondo le votazioni. Chiuso qua. Per quanto riguarda l'argomento bilancio riequilibrato, è chiaro che come cittadino comincio a pormi qualche problema. L'ho detto in altre sedi, lo ribadisco qua senza fincimenti. È chiaro che quando a fine agosto l'assessore Giagonia, il super esperto chiamato da Gino Ioppola a sistemare questa cosa, ci aveva fatto toccare il cielo con un dito. Così non è stato, per diverse ragioni, non certamente per incapacità. Ho detto per diverse ragioni. Il fatto però è, come cittadino che dico che doveva essere tutto sistemato entro settembre, poi entro ottobre, poi entro novembre, poi entro dicembre, poi entro il 15 gennaio, poi passivamente è passato dal 15 a fine gennaio. Va bene. Ieri sera mi è arrivata notizia che si comincia a parlare e a istradare il mese di febbraio. Ne prendiamo atto, però come cittadino lo so che non è il problema di una settimana, di un mese. Sono partito prima che ad agosto l'assessore Giagonia disse tutto fatto, a settembre sarà tutto finito. Passato settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio e siamo ora enunciato febbraio. Speriamo, perché il febbraio è fino al 28 febbraio, quindi giustificato. Speriamo che poi non ci sia ancora una stiratura su marzo e poi questo arrivare là. Noi l'auspicio è quello che presto si addivenga alla soluzione di questo problema, perché questo problema superato metterà in condizione il sindaco Ioppolo con l'intera giunta a operare non così, facendo sacrifici enormi, perché immagino che per finanziare i giunti, per finanziare il recupero degli edifici scolastici, per recuperare le cifre, per rattoppare le strade, per recuperare le piccole economie che quotidianamente servono in una famiglia e a maggior ragione servono in una comunità amministrata. È chiaro che un bilancio riequilibrato possa mettere nelle condizioni serie, ma il problema una volta serie al sindaco Ioppolo eletto di amministrare, non facendo salti mortali, ma con la tranquillità della pianificazione. Scusa, me la fai una battuta, ma nel momento in cui verrà approvato il bilancio, l'opposizione di cosa dovrà parlare poi? Vabbè Sergio, me ne frega un accidente, sto parlando di come cittadino. Grazie Auriella Barresi, Enzo,
chiudetegli il microfono, Enzo. Enzo, Enzo, non si sente, Enzo. Grazie a Oriella Barresi di Caltagirone Domani. Grazie a Enzo Di Stefano. Io stasera mi hai fatto fare fatica. Di Caltagirone la democrazia, per la città la che vogliamo. È fatica. Sì, ma io non sono stato eletto. No, ma la discussione democratica. Io non sono stato eletto. Ma poi sì. E grazie a Sergio Domenica di Forza Italia. Ma comunque. Tutta domenica. Come ho detto. Auspichiamo che domenica possa anche venire in Forza Italia. No. Il pensiero era a Marco Domenica, una speranza che si ristabilisca subito. Auguri a lui. Ti chiedo perdono. No. Grazie a Sergio Gruttadauria, commissario di Forza Italia, ma stasera nelle vesti di vice sindaco, di componente della giunta Ioppolo. Ne parleremo ancora di altri argomenti. Grazie. La prossima volta vi do un calmante prima di sedervi. Io pensavo che eravate, ma fino ad ora siete stati tutti pagati, tranquilli. Passione politica. Va bene, fino a quando è così va bene. Anche Sergio l'ho visto notevolmente più dinamico stasera, più grintoso. Va bene, grazie. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo con il segretario generale della CGIL del Calatino, Toto Brigadieci. A dopo.